Ciao a tutti, oggi prepareremo le polpette di mortadella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono prezzemolo, basilico, pangrattato aromatizzato, pane tagliato a cubetti, parmigiano reggiano, mortadella, uova, sale, pepe e noce moscata. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il pane. Chiudiamo con il coperchio il misurino e lo facciamo tritare per 20 secondi. Da velocità 6, gradatamente arriviamo a velocità 10. Aggiungiamo il prezzemolo e il basilico. Il parmigiano e la mortadella. Chiudiamo con il coperchio e il misurino. E azioniamo il bimby per 20 secondi a velocità 10. Adesso aggiungeremo le uova e il sale, il pepe e la noce moscata. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 15 secondi a velocità 4. Il posto per le polpette è pronto. Adesso andremo a formare le polpettine che saranno del diametro circa di 4 cm. Prepariamo le polpettine, prendiamo una parte del composto, diamo la classica forma della polpettina, andiamo a panare con il pangrattato aromatizzato e la posizioniamo su una teglia rivestita da carta da forno. Le polpettine possono essere cotte in forno oppure fritte in olio bollente. Proseguiamo così per tutto il resto del composto. Una volta preparate tutte le polpette, andiamo a cuocerle o in forno preriscaldato a 180 gradi per 20-25 minuti circa, o a friggerle in olio bollente sino alla completa doratura. Polpette di mortadella. Grazie e alla prossima ricetta.